Fred Orts, mi fa un po' di musica italiana, quindi la Dalla, il Banco del Mutuo Soccorso, molte roba più progressive, psichedelica possibile, fra l'altro. E da lì poi i primi giri per i mercatini, sempre, che ne so, anche ripensavo oggi, quando si andava al mare con la famiglia, c'era il banchino a Viareggio. Forse uno dei primi dischi era Rem e Sinéad O'Connor, meno 15 anni fa probabilmente, anche di più. Era una trentina e passa, 32, quindi Quindi diciamo insomma. che sei stato subito affascinato, ecco, Sì, dalla era musica, un ma anche proprio modo, dell'evento, sì, ecco. ecco, la musica molto l'ho legata anche al cinema, perché sono passioni, che le due che mi sono rimaste da quando ero veramente bimbetto, sì, quindi legato al cinema, colonne sonore, dei film più allucinanti. È stato tutto un incrocio di eventi e di conoscenze di persone, influenze. Sono una persona molto influenzabile, anche fra l'altro. Poi fo quello che mi Quindi pare o diciamo non fo avevi già degli niente, però. amici con un gruppo. Esatto, sì, dal mio ex cognato è partita la passione per Aphex Twin, Autechre, Boards of Canada, tipo la triade, per quanto mi riguarda, la trinità della musica elettronica in particolar modo, e poi dopo si è diramato tutto in tutti gli altri generi possibili E come hai trovato poi, immaginabili. diciamo, il tuo gusto, no? Perché poi ovviamente, l'avevo capito, apprezzi tutta la musica a Sì, 360 gradi. generi, Però qualsiasi come hai, genere, diciamo, senza ritrovato quella genere. tua linea? Questo Beh, come è difficile, più che altro perché è sempre stato un momento, periodi di un certo tipo di musica, altre volte è andato sempre controcorrente. opposto a quello che ascoltano in genere chiunque, Certo. per cui anche un discorso, se sento parlare troppo di techno, vado dall'altra parte, o se sento parlare troppo di jungle, vado dall'altra parte, Certo, anche se sì. ultimamente la jungle mi sta ritornando, e Eccola. quella c'è sempre stata, comunque sia, bene o male, sicché infatti qualsiasi genere sia legato alla bass culture, quindi partì dal dub, babbo di tutta una serie di generi, e poi tutto che viene dopo, aumentando, diminuendo velocità, ecco, quindi. Ultimamente sono sempre buttato su Bandcamp e SoundCloud. SoundCloud sto Anche riprendendo un SoundCloud. po' di più ultimamente, perché alla fine c'è quei lavori mix che la gente non può vendere, quindi Certo, che free mai sono una roba download, infinibile. esatto, c'è dei pezzi meravigliosi, e quindi ogni tanto ci posso SoundCloud. Ho abbandonato Mixcloud anche per un discorso che ora col Pro a pagamento, se non c'è Non lo un sapevo. top. Di serata. Appoggio di Fango Radio, tanto condannata. Ho Cioè, lavorato con Phase, collettivo di Prato, partorito da Jacopo Buono. Si trova perché tuttora si frequenta. Siamo Certo. fermi da un tot di tempo, veramente tanto fermi, però qualcosa magari, insomma. Anche andare a ballare, come tu dicevi te prima, non è che insomma andata nei posti per andare a ballare. Molto ascoltavo, guardavo la situazione perché mi prendeva bene. Così. Infatti, non Però vo' tuttora molto a no, ballare. io ho fatto più lato DJ, no? Sì, più. Quella situazione più ti piacciono avere, ecco, magari con il pubblico, che relazione hai magari con le persone con Più cui metti da tranquilla condividi la possibile, musica? che siano più tranquilli possibile, siano più a suo agio, cioè mi garberebbe un incrocio fra un free party e un club, per dire. Il problema è che poi ci sono tutti i vincoli che legano una cosa o quell'altra. Quello che di rapporto che ti piace anche avere, no? Con le persone, cioè capisci spesso se comunque quello che stai facendo ti piace, ha un buon feeling, Allora, no, sono molto crea più asociale, gruppo. esatto, ecco, soprattutto cerco molto un feedback, sempre, sempre cerca feedback. Mando un Perfetto. mix, non ti garba, ti oso, mando altre 3 o 4 persone, ma ti garba. Un po' stressante anche in certi momenti. Allora, senti, ho una groove box della Roland da un po' d'anni e ho sempre spippolato, sì, infatti ho dei pattern che voglio completamente cancellare perché l'ho ripreso in mano tipo settimana scorsa e sono, no, roba fatta Qualche 5 anni roba. fa, e Certo, a giustamente, volte capita, poi magari ora ti trovi no. quella traccia, no? Che dici, Esatto. effettivamente, Ci non era poteva stare, male. no, infatti ora riprenderò in mano anche quella situazione, voglio riprovarmi a prendere in mano quella situazione lì. Sono pizzaiolo certificato, però ecco, ora si viene via da una situazione con mia sorella, si era preso gestione di una pizzeria, ora vediamo un po' cosa succede in futuro, però c'è anche quella passione lì, oltre Quindi al cinema, siamo alla musica. esatto, cinema, cucina e sempre la Esatto, musica. un po' d'arti.
la prima volta che ho sentito qualcosa di musica è stato... questa è la volta che ero. Durante Pistoia Blues, che era il 97, quindi avevo 5 anni, uno dei primi che sentivo gli Spiral Tribe, che penso fossero loro, perché poi dopo, messaggi dopo, gente, anni dopo, c'era gli Spiral Tribe del 97, la cassa dritta dalla finestra di Asma. E da lì forse c'è stato quello, però ero piccino, quindi non lo so. Poi... esperienze più che altro di stare insieme a persone che hanno voglia di fare anche qualcosa, quindi posso pensare agli eventi fatti un phase nel futuro, quello che è stato dopo, quello che è stato prima, andare più bimbetto, andare a centri sociali, cioè, poi cercare sempre un po' posti tranquilli, la gente è tranquilla. Che ti diano e parlare, poi anche magari tu trovi ispirazione sempre da qualsiasi cosa, perché si finisce mai. Io guarda, ti ringrazio, spero tu grazie a voi di Hour Hour, e quando vuoi complimenti anche per lo spazio, ragazzi. Grazie.